92.5, la casa del futsal. Il martedì alle 23 su PUM. Vittoria importantissima per la Real Ottaviano che su un campo difficile come quello di Maddaloni batte i padroni di casa e mantiene a distanza il Gladiator Sant'Erasmo. Ottima la prova di tutta la squadra. Coach Amundo recupera Andrea Coppola. Primi minuti di studio della partita. All'ottavo, ripartenza del Maddaloni con Ben in casa che spara addosso a Liccardo. Mele crossa ma a porta vuota Cerbuone mette al lato. Passata la paura, la Real Ottaviano comincia a macinare il gioco, ma la difesa del Maddaloni tiene bene. Al quindicesimo la Real passa, azione manovrata, sponda di un immenso suarato per l'arcorrente Liberti che piazza un tiro a giro alle spalle del portiere per il vantaggio ospite. Al diciassettesimo arriva anche il raddoppio sul tandem suarato a Liberti, il capitano mette al centro, a Liberti non perdona per il 2-0 degli ospiti. 19esimo Ottaviano vicino al tris, Mazzocchi in contropiede calcia addosso al portiere, arriva ancora Liberti ma la sua conclusione è svirgolata e termina fuori. Al 20esimo Fuschille bravo e reattivo sulla conclusione di Altomare. 25esimo episodio da Moviola, contropiede Maddaloni con Ben in casa, cross al centro per Cavobianco che è scivolata sembra depositare in rete tra Mirante e Liccardo. Nel replay la palla sembra aver oltrepassato la linea di porta, anche se le immagini non riescono a chiarire bene se il pallone ha superato o meno la linea. Al 28esimo, altra occasione per Capobianco che dribbla Liccardo, ma la palla finisce fuori. Lo scadere, altra occasione d'oro per i padroni di casa, ma questa volta è Attanasio a salvare sulla linea. Nel secondo tempo, comincia forte il Maddaloni con Ben in casa, che al terzo si fa penalizzare da Liccardo. Quarto, ancora Liccardo è pronto sulla conclusione di Brigante. Sulla ripartenza, Altomare da solo davanti al portiere si fa parare la conclusione a botta sicura da Fuschillo. Al quinto arriva il tris di Capitan Suarato, il numero 10 riceve palla, si gira e batte Fuschino per il 3-0 ospite. Al sesto ripartenza rosso blu con Mazzocchi che dribbla fucile, dribbla il portiere, mette a sedere Brigante ma non calcia perdendo palla. Al decimo altra occasione d'oro per il Maddaloni con Ben in casa che dribbla il portiere ma calcia incredibilmente al lato. All'undicesimo ancora Maddaloni in avanti con Ben in casa ma sulla sua conclusione si stampa sul palo. Al dodicesimo a colpire il palo è Suarato ma il montante gli dice di no. Quattordicesimo brutto episodio in area di rigore dove Liccardo viene colpito da una testata di Farina che gli arbitri spediscono sotto la doccia. Con un uomo in più la Real non riesce a segnare e addirittura quando si stabilisce la parità numerica è Brigante sotto porta a realizzare il gol del 3-1. Palazzetto si infiamma e un minuto dopo è Ben in casa a colpire il palo alla sinistra di Liccardo. Ma le grandi squadre si vedono in questo momento e al 24esimo in contropiede Suarato spegne ogni speranza di rimonta, superando Fuschillo per il 4-1. Un minuto dopo, ancora contropiede con Mazzocchi che solo davanti al portiere con uno dei suoi lob sensazionali sigla il 5-1. Al 27esimo arriva un altro palo, questa volta con Brigante che da fuori colpisce il legno. Al 29esimo arriva anche il gol di Cuomo che da fuori lascia partire un grande destro che si insacca per il gol del 6-1. Nel primo minuto di recupero non poteva mancare la firma del bomber Altomare che sotto la traversa firma il 7-1. La Real rimane in 4 per l'espulsione di Elio Aliberti. In inferiorità numerica è ancora Brigante a saggire il definitivo 7-2. Ottima vittoria per la cavolista che sabato torna al Gimiz contro il San Gregorio. A fine gara le interviste. Punto 5, la casa del futsal. Il martedì alle 23 su PUM.